io farei rispondere perché il dibattito è alto e sì, no, voglio che tu rispondi in modo tale che poi possa, se no ci perdiamo nei... Quello che voglio è non perdermi io nelle questioni teoriche, perché ho passato 2 anni a leggere testi queer e a volte la gente mi chiedeva che razza di tipi mentali facessi, e noto con piacere una cosa, che mi stai presentando una versione revisionista, revisionata del pensiero queer, che mi fa solo piacere, perché io non sono qua per seppellire nessuno, ma per cercare di portare quello che dal mio punto di vista è una ragionevolezza. E quindi però mi spiace smentirti, non è affatto vero quando tu dici che nessuno nel mondo qui ha mai detto che a un certo punto si sono messi delle persone a inventare l'omosessuale. C'è una persona che si chiama Michel Foucault che lo sostiene espressamente e addirittura identifica una data, il 1869, è un attore, Carl von Benzfall. Per cui, attenzione, se tu mi stai dicendo che non sei d'accordo con quello che hai detto Foucault, come non lo è Kossowski, Sedgwick, benissimo, però non è vero che la teoria queer non l'ha detto, non è vero che l'invenzionismo non l'ha detto. Questo è uno dei dogmi centrali, fondamentali. Siamo oltre, siamo post queer, ne godo e mi fa piacere, ma non è vero che non è mai stata detta questa cosa. Non è corretto citare un libro che deve ancora uscire, perché io potrei raccontarvi delle palle. Ad ogni modo, quando uscirà il mio libro, io sosterrò che Foucault ha semplicemente invertito causa ed effetto. Cioè, nell'analisi che tu hai appena fatto, quello che è successo nell'Ottocento non è che il potere politico, religioso, scientifico, eccetera, ha costruito l'omosessuale, ma ha medicalizzato una figura che si era creata da sola, perché io ho trovato tracce di coscienza di sé, di identità fondata sulla propria pratica sessuale già nel 1300, quando uscirà il libro andrete a vedere queste cose, però mi interessa citare un documento che tutti avremo studiato a scuola, il De Camerone di Boccaccio, dove c'è la moglie malmaritata di Pietro di Lucciolo che si trova ad aver sposato un uomo a cui piacciono i ragazzi e dice: ma se tu sapevi che avevano i ragazzi, ti piacevano i ragazzi, perché ti sei sposato? Io, credendo che tu fossi un uomo, credevo che ti piacesse quello che deve piacere a tutti gli uomini, cioè le donne. In questa posizione, che non è una teorizzazione teologica, che non è una teorizzazione medica, è semplicemente un racconto boccaccesco, vediamo già una teoria degli orientamenti in mano, per cui le persone nascono con un orientamento in mano. È vero, va riconosciuto, che in tutta la storia occidentale la cultura dominante eterosessuale ha sempre detto che gli uomini nascono con un orientamento sessuale, quello eterosessuale, quello naturale, quello dato da Dio agli esseri umani e agli animali. Quindi non è vero che la teorizzazione scientifica e teologica antica non concepisce il concetto di orientamento. Lo concepisce, sì, semplicemente ne concepisce uno, quello eterosessuale. Tutto il resto è deviazione, perversione, peccato. Ma in questa situazione a voi sembra logico pensare che i diretti interessati, che i sodomiti, non avessero mai fatto 2 più 2, non avessero mai pensato di dire che anche loro erano nati così? Ecco, nel mio libro ha 600 pagine, perché mi sono messo a raccogliere tutte le testimonianze di sodomiti che dicevano: io sono nato così, questa è la mia natura. Addirittura San Tommaso d'Aquino è costretto, perché questo è un dibattito che va avanti attraverso i secoli, a specificare che è vero che per la persona malata l'atto sodomitico può sembrare connaturato con la sua natura, ma questo è un connaturale secundum quid, cioè connaturato secondo una natura malata, come per esempio l'idrofobo, una persona morsa da un cane rabbioso, detesta l'acqua. Non è naturale detestare l'acqua, può darsi che per il malato idrofobo sia naturale detestare l'acqua, ma è connaturale secundum quid. Allora, e qui devo fare un riconoscimento, quello che sto dicendo non l'ho inventato io, è contenuto nella Kossowski Sedgwick. Non esiste una visione
dell'omosessualità antica, che poi ha avuto questa frattura epistemologica, questo è un termine degli invenzionisti, che procede appunto da fratture, che a un certo punto ha avuto una frattura con il capitalismo, con la morale borghese, con l'Ottocento, e da cui è nato l'omosessuale, ma sono esistite diverse concezioni dell'omosessuale, cioè la tendenza verso il proprio sesso è connaturata, non è connaturata ma data dal demonio, non è connaturata ma data da una malattia, è connaturata sia quella omosessuale che eterosessuale in tutti gli esseri umani, ma alcuni sono capaci di resistere a male ed altri no. Ci sono quattro possibilità che a seconda dei secoli prendono the upper hands, la preminenza di volta in volta. Quello che a cui noi assistiamo nella storia, che Foucault non ha visto e la teoria queer non ha visto, è che esiste una dialettica continua e costante attraverso i secoli, tra diverse teorie, e che anche nella nostra stessa società noi abbiamo diverse concezioni dell'omosessualità. La parola omosessuale detta da me e detta dal Papa non ha lo stesso significato. L'identità di significati non è identità di significanti e viceversa. Uno dei motivi per cui io combatto la teoria queer, e poi dopo mi puoi togliere la parola, è che è un'importazione pedestre dalla situazione americana. Negli Stati Uniti c'è stata una tradizione di stigmatizzazione fortissima dell'omosessuale attraverso delle definizioni che venivano dall'alto, dallo Stato. Se tu compivi determinati atti, eri un sodomita ed eri punito da determinate leggi. Addirittura era indifferente che tu lo facessi in privato, tra adulti, maggiorenni, consenzienti. Addirittura anche si sono inventati il concetto di sodomia orale. Marito e moglie che avessero un rapporto sessuale orale erano puniti dalle sodomy laws. Queste leggi sono state abrogate soltanto nel 2007, se non ricordo male, dalla Corte Suprema, con un argomento molto interessante, che non è vero che queste leggi risalissero, secondo la tradizione della common law, fino al codice di Elisabetta I d'Inghilterra, e quindi era sempre state nella tradizione giuridica americana, e quindi i padri costituenti nel scrivere la Costituzione avevano tenuto conto della loro costituzionalità. Questa è stata la prima sentenza, la promulgazione della sentenza con cui è stata respinta per la prima volta il ricorso alla Corte Suprema. La seconda volta hanno detto no, effettivamente non è così. Questa è un'innovazione del XX secolo, perché a poco nel XX secolo il significato della parola sodomia è stato allargato per includerci cose che originariamente non esistevano nel 1500, e questo da un punto di vista storico è un'analisi perfettamente vera. Il problema sorge quando tu prendi questo tipo di mentalità in cui hai uno Stato che ti impone delle etichette, delle categorie che tu voglia o non voglia. Durante la Lavender Scare negli anni 50, durante il maccartismo, lo Stato aveva introdotto un regolamento per cui qualunque persona fosse omosessuale, un impiegato statale, era licenziabile. Passando dalla tradizione antica per cui chi faceva determinate cose era punibile come sodomita, alla tradizione che diceva che chi era una certa cosa era un solo. Quindi ammetti questa differenza, questo salto? Io ammetto molti salti nella storia, ma sono in dialettica fra di loro, questo è il problema. Non c'è un periodo in cui c'è un modo di pensare e poi arriva ad un salto e si funziona con un altro. Questi due modi di pensare erano già presenti all'epoca dei greci. A seconda dei secoli le misure sono diverse. Ma finisco il ragionamento, poi ti lascio rispondere. No, ti lascio, poi ti lascio rispondere. Noi abbiamo uno Stato che ti definisce lui dall'esterno, dice tu sei questo, che ti imbottiglia, ti incasella. Pensare che la persona vittima di questa stigmatizzazione si possa ribellare mettendo in discussione l'esistenza di queste etichette è sicuramente non solo illogico, ma è anche qualcosa di progressista, perché essere tu definito a forza dai tribunali dello Stato, dicendo tu sei questo, tu sei questo, tu sei questo, è sicuramente una forma di repressione. Ma in Italia noi abbiamo avuto una tradizione esattamente inversa. Lo Stato italiano, da Napoleone, gli Stati italiani da Napoleone in poi, si sono sempre rifiutati di riconoscere l'esistenza di una cosa che si chiamasse omosessualità, omosessuale. L'unica cosa che esisteva in Italia, in Francia, nei paesi del codice napoleonico, era l'eterosessualità, la famiglia eterosessuale. Tutto il resto era deviazione. E il patto sociale che abbiamo avuto in Italia tra Stato e persone omosessuali è stato
io non ti faccio leggi anti-omosessuali, non ti processo, non ti incasello. I tentativi fatti negli anni 50 dal movimento sociale di introdurre leggi anti-omosessuali in Italia sono stati sabotati dalla Democrazia Cristiana, non dal Partito Comunista, ok? Perché avrebbe voluto dire ammettere che esistevano gli omosessuali in Italia, seguire la tradizione tipo anglosassone. E quindi, se tu mi porti l'acido queer che è andato così bene in America a sciogliere queste ossificazioni della mentalità americana e me lo applichi in una realtà come quella italiana in cui l'omosessuale già di per sé è un mollusco, hai una catastrofe sociale. La teoria queer oggi, scusami, è il bebè, è la cosa preferita dalle velate, dai bisessuali, dai non voglio definirmi, perché inizia un po' a limitarsi, cioè io non è che soffro, so queer, no? Cioè questo, allora, la mia è una domanda l'aveva fatta lei all'inizio, l'importazione in Italia di un determinato strumento di analisi applicato in modo acritico, perché è stato applicato in modo acritico, mi fa piacere che tu stasera mi sfumi le cose perché cominciamo già a ragionare in questo modo, ma prendere la sezione come se fosse quella americana, abbiamo avuto uno Stato che ci ha voluto incasellare per 200 anni imponendoci di essere omosessuali, quando invece l'abbiamo visto all'epoca dell'AIDS, non riuscivamo a farci ricevere perché gli omosessuali non esistono, perché è ghettizzante definirvi omosessuali, perché voi non rappresentate nessuno, perché gli omosessuali, chi sono gli omosessuali? Ecco, questo è stato secondo me un errore, in primo luogo politico.